Amore, ma che stai a fare? Maronna, come stai triste? Ma che è successo? Dai ragazzi, lo sapete che Marisa si sposa oggi? Come volete che possa stare, su? Ti sei liberato da una prigione. Lei si sposa, tu sei libero. Carle, ma un grande sciupa femmine come te non può capire i sentimenti di un uaglione che è sfasciato dal dolore. Ma io capisco, e come se capisco. Però ti ricordo che è lei che dopo due mesi si è messa con altri e mo se lo sposa. Sta zitto, fammi sta zitto. Sentite, lasciatemi stare che non ho voglia di sentire le vostre stronzate. Per piacere. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Perché non ci andiamo pure noi a questo matrimonio? Wow, ma geniale! Ma così, per stare in compagnia. Andiamo a fare i saluti alla sposa e al nostro amico. Oh, sicuro, Carle? No, no, ma che sta a dire? Non ci penso proprio. Scordatelo. Aspetta un momento. Ma perché no? Eia, e famolo sta pazzia. Già so bolide. Oh, ma regà, la benzina è finita. Ma io pure che vi sto a sentire, ma come si fa? Oh, Manuel, scema, vieni a caro, vai. Ha assoluto puro sole, fa bravo, e tanto lo troviamo nel benzinaio. Sì, vabbò, va. Ma che siete rimasti a piedi? No, stavo a fare due passi. No, quanto sei scemo. Senti, stavo andando a Roma e c'è finita la benzina. E dai, vabbè, salite, sto andando a Roma anch'io. Vai, questo è un treno che non va perso, eh? Ma a Roma a far cosa? A un matrimonio. Ah, figo! Un matrimonio? Il matrimonio della sua ragazza. Complimenti. Sì, e figli maschi magari. Sto andando anch'io a un matrimonio. Sono la responsabile, la cuoca del catering. Ma che eri sto catering? No, 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 aspetta, una cosa. Sfizioso sto cappelletto. Ma come mai lo tieni in macchina? Perché per me è sempre Natale. Oh, attenta. Frena. 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 C'è sta uno a mezza strada, ma che non lo vedi? Oh, ma che stai a fa? Di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Oh, ma che ci stai a coglionà? Dove correte? Noi stiamo andando a uno sposalizio. Se avete paura della solitudine, non vi sposate. Ma perché? Sei solo? Non più. Mia moglie se n'è andata un'ora fa. Ma comunque, come disse Socrate, sposarsi o non sposarsi non ha nessuna importanza. Comunque ci si pente. Ah, ha detto Socrate. Se ha detto Socrate, noi ci crediamo. Ma che facciamo, dai? Lasciamo da solo questo poveretto, ma portiamolo con noi. Te sei matta? Sei totalmente matta. Piuttosto, dov'è questo matrimonio? È alla chiesa di Santa Felicita e Figli Martiri. Ah, proprio dove è il mio catering? Non vedi che trip? Lì mi sono sposato 25 anni fa. Non vedi che trip? Oh. Ma meglio avrei fatto a non invitarmi al mio matrimonio. Voglio un poco d'allegria, eh? E noi stiamo andando a un matrimonio, non stiamo andando a un funerale.
E mo muoviamoci, che si è fatto tardi. Emanuele, ma guardate se neanche l'indirizzo giusto della chiesa ti hanno dato. Il matrimonio, i miei dipendenti. Dove siete? Dove siete finiti? Come? Ho capito, ma potevate almeno avvisarmi però. Andiamoci a pigliare un caffè, va. Perché non ce ne andiamo al fiume? Lo scorrere dell'acqua ci ricorda che tutto passa e tutto torna. Oh, ma sai che c'hai ragione? Oh, ma fammi capire, ma tu ti fossi scemunito appresso a Cristo? Simili persone sono forti solo a metà. Cazzi loro se ci credono. Simili canzoni sono forti solo a metà. Cazzi loro se ci cascano. Oggi come oggi sono forte solo a metà. E oggi come oggi me ne vado senza me. Sai, tu può parlarne, ne rovina il gusto, preferisco perdermi in contrasti differenti. Non mi illudere se penso che sia un quadro che dipingo quando come voglio, volte tutto quel che non si muove. Simili momenti sono forti solo a metà, e cazzi loro se ci credono. Simili persone sono forti solo a metà, e cazzi loro se ci cascano. Oggi come oggi sono forte solo a metà. E oggi come oggi me ne vado senza metà. Chiacchiere, menzogne, auto da pen, è un circuito chiuso per giustificare un grande vuoto, meccanismi di una strana civiltà, un verso tra ingannati storici.